Amici di Densoul News, oggi siamo qui al Teatro Carcano di Milano in compagnia di Giulia Staccioli, nota ai più in quanto fondatrice di una delle compagnie più celebri del panorama italiano. Ma eh, celebre a livello mondiale, stiamo parlando dei cataclò e ovviamente di Giulia Staccioli. Benvenuta. Ciao, buongiorno. Buongiorno Giulia. Allora, eh, su di te si potrebbe aprire un'enciclopedia, un perché di cose ne hai fatte tantissime e eh, oggi sei eh, appunto una delle, delle esponenti un po' più interessanti no, per quanto riguarda il panorama ballettistico, anche se ballettistico forse eh, non rende bene l'idea. Con, con te è nato il physical theater, ce ne parli? Allora intanto grazie, mi fa molto piacere sapere che comunque eh, Cataclò è una compagnia che comincia ad avere insomma una, un riconoscimento dal punto di vista, come dicevi te, ballettistico. Eh, Cataclò nasce da um, eh, la mia storia, io nasco come ginnasta, per cui come sportiva, però in un, in un ambito di uno sport già che ha qualche connotazione artistica che è la ginnastica ritmica. Certo. Eh, per cui finita l'attività agonistica, la mia passione per la danza nata da bambina è tornata fortemente e da lì allora ho deciso di intraprendere una carriera artistica. Su, lavorando su di me, chiaramente conoscendo e sapendo anche i limiti di quello che è un percorso agonistico. E da lì la scoperta del mondo de della danza, diciamo quello più vicino a quella che era la, la, la mia identità, quindi una, um, una danza molto, molto fisica, no? che ha comunque delle eh, connotazioni anche di tipo acrobatico. Quindi l'esperienza con Momix, eh, Moses Pendleton come mentore, che mi ha aperto veramente le vedute in quello che poteva essere la sperimentazione e da lì poi l'idea, la volontà e il desiderio eh, di creare un, un mio ensemble con eh, queste caratteristiche. Quindi dove met mettere insieme la fisicità, l'atletismo la, al alla coreutica, per cui ha un discorso coreografico, un discorso eh, di armonia del gesto che nasce dalla danza e mettere in gioco le mie idee insieme ad altri all'epoca, vent'anni fa, ex ginnasti che desideravano conoscere e aprirsi al mondo della danza. Noi stiamo parlando di fisicità, di energia, di intensità del movimento. In realtà i cataclosi distinguono anche per, ehm, per l'essere riusciti in qualche modo a unire quello che è il corpo inteso come movimento, come anche, come hai detto ben, ben, bene tu prima, andare oltre quelli che sono i limiti che il nostro corpo ci consente. Eh, però i vostri spettacoli uniscono anche una grande artisticità, cioè non è soltanto il fisico in scena, il corpo in scena, ma è un fisico in scena. In scena che interpreta. Ma questa è stata una mia grandissima, un mio grandissimo desiderio. E anche una grande difficoltà che ho avuto proprio nel, nel creare, io lo definisco proprio un ponte, un ponte tra due mondi, che è quello della danza e quello del, dello sport in generale, chiamiamolo atletismo, che sono due mondi eh, diciamo un po' paralleli, eh, con grandi pregiudizio: no? certo. un mondo rispetto all'altro, da entrambe le parti, perché io sono sempre stata con un piede di qui un piede di là, e ehm, con la difficoltà a comunicare. Ma nello stesso tempo utilizzando lo stesso strumento che è il corpo, che chiaramente in un ambito ha un fine, nell'altro ne ha un altro, no? quindi il confronto, l'agonismo e dall'altra parte invece l'interpretazione, il, il messaggio no, che il, il corpo può dare. Il raccontare attraverso un'espressività, una drammaturgia, una mh, interpretazione. No? E questo per me è stato fondamentale, quindi io fin dall'inizio non ho mai voluto andare verso tra virgolette l'esibizionismo e la dimostrazione di destrezza che comunque lo sport, ah, ce l'ha anche certo, la danza per carità, però io ho proprio voluto mh, fin dall'inizio andare a cercare proprio un'armonizzazione di questi due gesti, però il desiderio era proprio quello di dire io non voglio dei ginnasti su un palcoscenico che fanno il saggio di ginnastica, no, 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 è stato un grande no che fin dall'inizio mi ha proprio segnato la strada. Perché, se entriamo in un teatro, dobbiamo avere rispetto di quello che è il teatro, facendoci forti di quello che sono le nostre competenze, ma trasformandole. Perché sennò no, continueremo a rimanere in un palazzetto. Ed è giusto stare lì, perché lì c'è un pubblico adeguato a quello. Appunto, hai parlato di teatro. Oggi siamo qui al Teatro Carcano di Milano, dove eh, il, dal 22 al 26 febbraio del 2017 eh, andrà in scena una tua creazione, l'ennesima creazione. Eureka ce ne parli? Ma Eureka è, un, um, è uno spettacolo che nasce già diversi anni fa e poi per una serie di motivi è stato un po' rimandato nel tempo, però um, fa parte di quel work in progress di cui, di cui dicevamo. A me piace esplorare um, le possibilità che il corpo ha e nello stesso tempo pia mi piace anche mettere i miei danzatori in una condizione sempre di ricerca, contrastando quell'idea che dicevo di cercare la destrezza no? e la dimostrazione di abilità. E quindi Eureka nasce proprio dal piacere che io ho sempre avuto di condividere l'idea. Io mh, con i miei danzatori ho sempre messo diciamo, a disposizione l'idea sulla quale poi si lavora insieme, non parlando di una tecnica specifica, perché come Cataclo appunto è una commissione di più generi diversi, io lavoro tanto sul danzatore proprio, no? su quello che il danzatore può dare e quindi Eureka per me è proprio l'idea condivisa, prima di tutto con il danzatore con il quale abbiamo chiaramente lavorato e costruito uno spettacolo ehm, molto, molto forte, molto intenso, però con la l'elemento eh, imprevisto, imprevedibile, che è quello della presenza in scena anche di persone che non sono preparate allo spettacolo, quindi persone che eh, si autocandidano per essere partecipi insieme ai danzatori sul palcoscenico, che vengono, come dire, istruite in modo molto, molto breve, un, una mezz'ora prima dello spettacolo e quindi poi per il danzatore la presenza di, di questi elementi diventa stimolo creativo e anche quindi si lavora anche sull'improvvisazione e, e questo porta a, non, come dire, a, a lavorare nella direzione per cui non deve, non deve, essere, non deve calare la qualità del, del movimento ma nello stesso tempo c'è una relazione umana che ogni sera è diversa. Hai parlato di materia viva e a proposito di materia viva prossimamente avrai a che fare con una materia viva straordinaria, quindi eh, Sabrina Brazzo e Tual eh, della Scala che sarà la protagonista sempre qui al Teatro Carcano di Milano di, un, di uno spettacolo che si chiama Vita d'Artista. Che cosa significa lavorare eh, e portare il tuo lavoro, il tuo modus eh, di, di, di creare eh, uno spettacolo? insieme a una, a una donna così straordinaria ma anche così identificata, fortemente identificata con un contesto molto classico. Ma intanto ehm, Sabrina Brazzo è comunque un'artista versatile pur nella sua eh, specializzazione, diciamo, e è un materiale umano meraviglioso, è una sfida per me stupenda, eh, la fisicità dell'abbraccio credo che si, eh, si sposi benissimo nel, nel, in una ricerca anche diversa rispetto appunto alla, alla, alle sue conoscenze tecniche. Eh, è una donna, ehm, è una donna, ecco, <ride> è una donna con um, come dire, una, sua, una sua forza e, e mi mi piace l'idea di poterla portare anche in una direzione diversa dove poter esprimere questa sua anche femminilità eh, attraverso un linguaggio distante da, da quello a cui è abituata. Certo. E, e quindi un po', mh, diciamo è un po' anche il sogno che io avevo da ragazza no? di diventare un'etuale poi che mi è stato impedito no? e quindi ho trovato un'altra un direzione che però mi ha portato qua a... Rincontrarmi, quindi devo ringraziare appunto questa opportunità, Salvo Manganaro, che mi ha coinvolto in questo progetto. Aver parlato con Sabrina, aver trovato no, un modo per poter lavorare insieme, è un'ulteriore sfida. Giulia, no? Giulia, vuoi ricordare tu ai lettori di Dancehold News eh, i prossimi appuntamenti che ti riguardano? Ma I prossimi appuntamenti intanto è questa, questa meravigliosa tournée con Eureka che arriverà a Milano come dicevamo dal 22 al 26 febbraio qua al Carcano che ci sta facendo girare l'Italia. Eh, ci sarà questo, questa nuova sfida con eh, appunto col progetto Milano in Danze con la mia vita di artista insieme a Sabrina Brazzo. Inizierà una tournée internazionale sempre con, con la compagnia Cataclò, ma con, con Play, con un altro spettacolo che ci porterà in nord Europa per un periodo piuttosto lungo. Eh, stiamo lavorando per altre tournée internazionali, perché fortunatamente usiamo un linguaggio che, che non ha confini, certo. perché possiamo parlare in, in tutto il mondo e con l'Accademia Cataclò continuiamo a, a lavorare su queste nuove generazioni di, di artisti poliedrici, appunto per quello che è un percorso eh, che Cataclò insomma, segna. E quindi non ci fermiamo mai. Io credo molto appunto, come dicevo prima, nel percorso educativo del, della danza e del teatro, ma anche la disciplina, che è quello che il mondo dello sport insegna, e quindi sono qua. Mi definisco un po' un apprendista maestro, no? nel senso mi piace continuare a, a imparare a crescere, ma nello stesso tempo anche trasferire negli altri quello che ho imparato sulla mia pelle. Grazie, Giulia. Grazie a te, grazie a tutti.